L'indagine era stata avviata nel 2014 a seguito della scoperta di una storica irlandese di certificati di morte di centinaia di bambini. E ieri è arrivata la conferma degli esperti della commissione nominata dal governo di Dublino. Nel prato dell'ex casa di rifugio di Tuam, nella contea di Galway, Irlanda nord-occidentale, è stata trovata una fossa comune con i resti di 796 bimbi. I più grandi avevano 3 anni. Sono stati sepolti tra il 1925 e il 1961 come risultato dai test al carbonio. A quell'epoca, vicino al terreno, sorgeva la casa di accoglienza per ragazze madri diretta dalle Sorelle del Buon Soccorso, una congregazione cattolica fondata nel 1822. I piccoli, sepolti in 20 celle, senza lapidi né nomi, sarebbero quindi figli avuti dalle ospiti della struttura e deceduti per malattie o per denutrizione a causa della povertà di diffusa. Fin da subito la Chiesa irlandese ha sostenuto l'inchiesta. L'arcivescovo di Dublino, Diamond Martin, aveva esortato le istituzioni a portare avanti le indagini per appurare la verità a Tuam e in tutti gli altri 17 istituti cattolici per madri nubili esistenti all'epoca in Irlanda. Dopo la conferma di ieri, le Sorelle del Buon Soccorso hanno diffuso una nota nella quale ribadiscono il pieno supporto all'inchiesta. La conferma di ieri fa luce in una vicenda dolorosa e i bimbi verranno finalmente sepolti in tombe registrate.